Ciao gente, sono Larus ed eccomi qui in una nuova puntata di Europa Universalis 4 con l'ISIS. Nell'ultima puntata abbiamo iniziato rapidamente prendendo un paio di province qui a Marsala e Malatia. Malatitia, non so come pronunciarle. In ogni caso, adesso siamo in guerra con un po' di persone. Abbiamo aiutato la Crimea contro Genova e i suoi alleati che stanno arrivando dando un po' di problemi alla zona. Tuttavia, sono anche in guerra con Karaman, che Karaman mi ha invaso senza motivo, ma per me non è un grandissimo problema, ci sono i miei alleati che stanno facendo un po' di male. L'unico problema attualmente è che ho poco manpower, ma vedremo come fare tra poco. Intanto, anche un tizio diplomatico libero e potrei pensare un po' a portarmi alle mie grazie, tipo Libano. Libano attualmente è sia intortato ai mamelucchi sia dagli ottomani. E io posso ancora fare un'alleanza o un trattato con qualcun altro. Devo vedere un po' con chi fare questi trattati. Ci sono varie nazioni qua sotto, ma sono in particolare tribù o non sono troppo potenti. Potrei puntare più che altro sì sul Libano, che così magari posso rendermelo vassallo e prendere un po' di coro, oppure creare direttamente la nazione della Siria, che ha un bel po' di zone qui, e poi dopo annetterla in maniera diplomatica, perché comunque da questa zona qui siriana c'è anche il Libano in mezzo e posso prenderla senza problemi. Detto questo, continuiamo. Qua abbiamo un casus belli lì di Dishonored Call, però poco importa. E aspettiamo un attimo che le armate siano al loro posto. E ok, ci sono le armate della Crimea che stanno facendo veramente un buon lavoro. L'unica cosa è che poi dopo devo liberare anche questa provincia. Intanto la guerra con i genovesi sta andando bene per loro. Devono prendere principalmente tutte queste tre zone. Ma i genovesi no, inizialmente non sono troppo potenti. Hanno seri problemi un po' nella zona. Sono una nazione abbastanza interessante però da giocare. Intanto qui c'è il Marocco e Granada che stanno invadendo la Castiglia, che è stata indebolita dagli ultimi conflitti con Portogallo e Aragona. Scenario molto particolare, vediamo poi dopo se la Castiglia riuscirà a riprendersi oppure sarà totalmente distrutta. Perché cambierà veramente le sorti della partita a lungo termine. Ok, la tregua è finita con i mamelucchi e qua c'è un uomo di scienza. Direi che stando proprio alla politica che voglio intraprendere praticamente di essere pio, mi conviene guadagnare sempre più pietà, che così almeno sono più portato per la difesa dei forti, eccetera, eccetera. Anche se sono un po' più in giù, se vado verso il non essere pio, ho più manpower. Bisogna vedere un po' che cosa fare. Intanto qui stiamo avendo un po' di successi. Gli ottomani hanno preso un paio di province così a caso. Totalmente a caso. Perfetto, cioè. Ok. E intanto c'è una rivolta turca. E forse è meglio negoziare con i rivoltosi turchi che mi fanno un po' paura. E i turchi hanno di nuovo invaso i mamelucchi. I mamelucchi stanno avendo grossi problemi, i turchi invece continuano ad andare a prendere zone. No, rifiuto le richieste delle vecchie città. Intanto qui c'è un disastro che aumenta, ma noi aumentiamo il resto. Intanto proviamo di nuovo a riprendere la nostra roccaforte nella zona.
Perfetto. Facciamo solo che fare un piccolo scambio di leader che può servire. Anzi, mi converrebbe fare un paio di unità di mercenari per assediare la zona, siccome non ho troppo manpower. Ho un trucco che mi ha insegnato Avionauta che è abbastanza utile e può servire. No. Io sto vincendo questa guerra, non è che la sto perdendo. Non mi conviene. Perfetto, andiamo e riprendiamo la zona. Vediamo se i mamelucchi riusciranno a resistere. Mamelucchi qui hanno perso una grande battaglia. Bisogna trovare un modo per contrastare gli ottomani, che veramente sembrano inarrestabili. Hanno dei generali molto buoni. E tanto qui si è formata la Persia. E sono sciiti. Dannazione. Intanto mi è morto... morto qualcuno? Non so che cosa mi è successo. Ero troppo impegnato a guardare il resto. Intanto, gli ottomani continuano a vedermi un po' male e vogliono due province che controllo io. Nel caso se ci sarà una guerra, probabilmente mi troverò costretto a concedere queste province, ma vedremo più avanti cosa fare. Intanto, i timuridi sono messi un po' male, perché con la nascita della Persia, la Persia può essere una nazione molto potente. E bisogna fare particolare attenzione a loro. Ok, Ferrara conquista Venezia. Intanto si è formata la Croazia. E qua ci sono dei patrioti della Crimea che vogliono prendere varie zone, il che è una buona cosa per i nostri alleati. E noi possiamo avanzare con le tecnologie. Possiamo fare Pike Square, che ci dà l'opportunità di fare delle armerie, le quali ci possono dare più manpower, che è molto utile. Io rifiuto ovviamente, però sto vincendo questa guerra in teoria. E abbassiamo un po' la War Station, perché non voglio averla così alta. Tanto la guerra con gli ottomani e Jazz, c'è anche Jazz dalla loro parte. Dai, prendete questa piccola provincia. Non ce la fanno. Possiamo fare una riforma monetaria che mi abbassa l'inflazione, che al momento è... Prendere 3 di inflazione non è una grande cosa. Tuttavia mi conviene, perché non voglio di nuovo abbassare la mia stabilità di altri punti. Poi oltretutto possiamo fare varie cose qui. Intanto vediamo come se la cavano. Stanno perdendo. E gli ottomani, eh sì, stanno un po' vincendo. Carità per i poveri. Sì, ci conviene. E adesso siamo a livello quasi massimo di pietà. E abbiamo preso la provincia desiderata. Chiediamo diritto di passaggio agli ottomani, se ce lo concedono. Non ce lo concedono assolutamente. E noi aspettiamo. I nostri mercenari sono questi qui. Possiamo anche metterli da parte al momento. Ok. Facciamo forti un po' e armerie un po' dappertutto, che ci possono assolutamente dare una mano per la situazione in cui siamo. E noi abbiamo quasi rimesso... sì, abbiamo rimesso a pieno le nostre file. Così possiamo iniziare già a pensare di rimettere un po' a posto la nostra situazione attuale. Ora. Tanto ci sono dei ribelli qui nella zona.
Possiamo vincere qui. Ok, abbiamo vinto. L'unica cosa è che qua ci sono gli altri. E non abbiamo assolutamente manpower. Dannazione. Vediamo un po'. Cosa si può fare? Facciamo un core intanto qui su questa provincia. E vediamo che cosa possiamo pensare di fare in questo momento. Possiamo prendere senza dubbio dei mercenari. Un'unità di cavalleria può essere utile al momento, solo che qua diventa veramente abbastanza difficile combattere contro questo nemico attualmente. Tanto qui c'è il disastro che potrebbe incombere da un momento all'altro. Fermiamo l'aumento di relazioni con gli ottomani. E intanto possiamo fare riparazioni di guerra, non ce le concedono. Direi pace bianca, va più che bene. Perché stare ancora in altre guerre non mi conviene molto. I Timuridi mi chiedono alleanze, io la concedo volentieri. E vediamo se possiamo già fare un matrimonio. No, abbiamo già fatto un matrimonio con loro. E dobbiamo un po' pensare qualcosa contro questi ribelli. Possiamo provare a dare battaglia loro facendo uscire le truppe che stanno dentro. Prima però vediamo se ci può stare ancora un'unità di cavalleria. Anzi, facciamo un'unità di fanteria che costa meno 2. E poi dopo facciamo una sortita. Prendiamo ovviamente un po' di prestiti, ma al momento ci serve forse. Tanto c'è un trader. E attacchiamo subito questa zona. Qua arriviamo il 30 marzo, andiamo un po' piano. 2, aspetta. 29, sortita. Perfetto. Vediamo se riusciamo a vincere. Abbiamo un po' di penalità, una per il river crossing e una per i combattimenti in montagna. Tuttavia, noi abbiamo più morale e abbiamo più truppe rispetto al nemico. Il nostro generale vediamo se è migliore, però non sembra esserci una grande differenza tra le nostre truppe. Però la vittoria sembra ormai netta dalla nostra parte. Perfetto, abbiamo vinto. E mettiamo da parte i nostri mercenari che costano un po'. Almeno adesso ho un po' più di manpower, grazie alle armerie che ho costruito nella zona. Tuttavia, non. Dobbiamo anche fare un po' attenzione a delle guerre successive. Gli ottomani possono essere un problema. E siamo alleati anche con un rivale che sono i Timuridi. I Timuridi. Potrò cancellare l'alleanza con loro perché effettivamente non so quanto aiuto ci possono dare perché devo passare in mezzo alla Persia. Non lo so. Sono molto combattuto da queste decisioni. Intanto Bisanzio non è ancora stata conquistata, il che è molto strano. E vediamo più che altro, magari con altre alleanze e potenze della zona. L'Orda d'Oro sarà impegnata contro la Moscovia, quindi non c'è nulla da fare. Il più sarebbe concedere queste province ai turchi ottomani. Ma non so quanto può essere utile effettivamente. Intanto,
possiamo fare dei nuovi edifici nella zona, un marketplace o un'armeria. Direi che possiamo fare un'armeria nelle zone rimanenti. Possiamo anche pagare di meno le nostre truppe. Prendiamo pietà, andiamo al livello massimo di pietà, che così abbiamo tutti i bonus. Perfetto. Ok, del resto, la guerra è finita. E cosa hanno? E già ha preso un po' di province. E l'Etiopia è veramente grande. Guardate che roba grande che è l'Etiopia. Direi che si può anche fare un'alleanza con i Mamelucchi, solo che non so quanto può essere, quanto può convenire. Se ci alleiamo tutti contro gli ottomani, non lo so. Non lo so, devo vedere come si evolvono le cose, perché se riesco a tenermi un'alleanza con gli ottomani sarebbe veramente il meglio. Solo che se gli ottomani non continuano a odiarmi, forse è meglio andare contro di loro facendo una coalizione. In particolare andando in alleanza con i Mamelucchi. Sì, forse per il momento si potrebbe fare qualcosa del genere. Facciamo un matrimonio intanto, che così almeno se siamo in matrimonio con tutte le nazioni importanti della zona, almeno quelle grandi, possiamo avere una garanzia di non essere attaccate da loro. Possiamo anche muoverci verso Hakkonlyu, solo che vassallo di Trebisonda. Trebisonda è attaccato. Intanto Abu Bakr imbarazza la corte. E aumentiamo ancora un po' la stabilità. No, intanto conviene. Ora, facciamo gli altri edifici nella zona. In particolare, forse qui, in queste zone che sono un po' più sicure. E abbiamo fatto un core in queste due province. Da dire che possiamo abbassare l'autonomia. Intanto i ribelli li abbiamo sconfitti. E l'etnia turca ormai è considerata parte del nostro reame. Per fortuna. Del resto, siamo al 100% di disciplina e possiamo costruire altre truppe. L'unica cosa è che noi abbiamo sempre il problema col manpower. Prima di costruire altre truppe preferisco fare armerie più che altro in tutta la mia zona. E ripaghiamo tutti i prestiti, che così abbiamo guadagni un po' più elevati. Ok, tanto qui ci sono patrioti albanesi. E vediamo un po' di aumentare le relazioni anche con i Mamelucchi. Però senza fare un'alleanza al momento. Anzi no, si può anche fare. L'unica cosa, perché io mi chiedo perché sono gli Mamelucchi, ottomani e timuridi sono tutti avversari uno con l'altro. Non si può fare un'alleanza giusto per... Cioè, intanto Mamelucchi e timuridi non ha senso essere nemici, perché sono distanti. Siamo tutti sunniti. L'unica cosa sarebbe la Persia, perché la Persia effettivamente sono sciiti. Ed è una grande differenza. Intanto, qui siamo arrivati a un buon livello. Aspetta, aumentiamo ancora un po'. Così arriviamo al livello massimo subito. Perfetto, ora abbassiamo. Abbiamo rimesso nelle nostre file tutti i soldati possibili. E ok, tanto per il commercio. Qua guadagniamo il 32%. E dovremo iniziare, secondo me, a prendere più che altro la Persia. Perché la Persia ha un nodo commerciale di importanza mostruosa. E oltretutto... No! Cazzo! Guerra dei paesani. Fantastico. Vediamo di fare tutti gli eventi di aiuto per queste minoranze intanto. Oddio.
Sono paesani. Dannazione, questi paesani. Aspetta, facciamo che... Ci sono le nostre forze che sono obsolete. Sì, supportiamo le truppe. Oppure... Sì, sì, sì. Utilizziamo le nuove truppe, prendiamo... Perdiamo un po' di soldi, però almeno abbiamo più manpower. Facciamo questa alleanza con i mamelucchi, secondo me. E ovviamente abbiamo perso la missione di fare l'alleanza con gli altri. Intanto abbiamo più che altro un'alleanza un po' con tutti. E siamo più sicuri di di proteggerci contro l'invasione ottomana. Che cosa che devo subito distruggere questa armata. Ok. Facciamo continuare un attimo l'assedio e noi reclutiamo delle due truppe leggere che serviranno a tenere sotto assedio la zona. Una non ne basta, però tra poco ne possiamo fare un'altra. Tanto si è formata una nuova nazione qui. Ardalan. Ardalan. Bene, possiamo invaderla prima o poi. Spero più prima che poi. Anzi, facciamo subito che mettere le nostre armate assieme e attaccare queste truppe subito. Ok. Abbiamo vinto questa piccola battaglia contro i paesani. Mettiamo le nostre truppe mercenarie da parte. Facciamo questo assedio. Tanto c'è... Facciamo un po' dei negoziati con i ribelli che probabilmente avevo letto che più tenti di fai questi negoziati, più tenti di essere meno repressivo possibile, probabilmente staranno un po' più dalla tua parte. Intanto qua la Borgogna è stata occupata dall'Austria, però queste province qua sono occupate dalla Borgogna, strano. Il Portogallo si è un po' espanso nella zona e le nazioni magrebine invece non hanno preso nulla dalla Castiglia. Abbastanza strano anche questo. E vediamo un po' qua che cosa fare. Timuridi contro Uzbekistan, Persia, Orda d'Oro. Sì. Dai, si può fare qualcosa intanto... Non è che siamo proprio attaccati a queste altre nazioni. Quindi la guerra non dovrebbe proprio riguardarci da vicino. Qua prendiamo solo una truppa e andiamo qua ad assediare la zona. Crimea contro Genova, Svizzera e Venezia. Sì, si può fare, intanto non arriveranno mai da me. Ok, ho i ratti. Ha fatto pace con altre nazioni. Intanto Irat sono tutte queste nazioni qui particolari dei mongoli. Sì, continuiamo a fare questi negoziati. Dobbiamo essere uniti contro il resto del mondo. Intanto gli ottomani sono in guerra con Genova e Venezia. Ovviamente non è che hanno troppe speranze Genova e Venezia contro gli ottomani. Gli ottomani riescono subito a fare una flotta abbastanza potente. Tentiamo di essere più permissivi possibile con i nostri paesani, perché così almeno può finire subito l'evento. E ok, intanto ci sono i persiani che stanno facendo un po' di cose. I timuridi ormai sono una causa persa.
E qua abbiamo finito l'assedio. Fantastico. E mettiamo da parte i nostri mercenari. L'unico mercenario che abbiamo al momento. E qua di missione da fare, aumentare il prestigio si può fare. E sì, continuiamo a proseguire per questa strada. Gli ottomani stanno arrivando verso Venezia. E gli ottomani sì, stanno diventando abbastanza potenti. Tanto la Croazia sta facendo guerra in Bosnia, cioè praticamente le guerre in Bosnia. Che bello. E stanno assediando Venezia. Tuttavia, l'Austria è anche in guerra con... No, non c'entra. Pensavo che fosse in guerra con Venezia perché stava mettendo dei porti qui. In realtà stava solo assediando un porto navale dell'Ungheria. Nogai e Kazakistan. Entriamo intanto. Nogai e Kazakistan sono abbastanza sperdute nella mappa. E continuiamo a fare le nostre armerie nella zona, che ci possono dare dei benefici non indifferenti nella lotta contro i nostri avversari. Teniamo più che altro, anzi, così. Cavolo, la nostra armata è sotto attacco. Non l'ho visto. Prendiamo più pietà. Cavolo, giusto al momento in cui ho abbassato il tutto. E si ritirano le mie truppe. Ah no, che ritirata. Ok, qua mi serve una mano. Mi serve una mano senza dubbio. Ok, vediamo un po' qua che cosa fare. Sono delle proteste nella zona. Attacchiamo prima questa provincia. Ok, vediamo se possiamo fare qualcosa. Perfetto, qui abbiamo vinto. Ok, perdiamo stabilità ovviamente, però c'è poco da fare. Vediamo di finire subito questo assedio prima che sia troppo tardi. E i mamelucchi invadono gli ottomani. Ah. Ok, anche questi sono stati distrutti. E rimangono solo più questi ultimi. Ah, ci sono dei miei alleati Kandar, che non so da che parte stanno, però comunque mi stanno dando una mano nella guerra. E i mamelucchi stanno perdendo contro le altre nazioni. Ok, qua siamo pronti e andiamo a fare una sortita qui. Perfetto. Ok, adesso la situazione è un po' più stabilizzata. Volevo entrare anche in questa guerra contro gli ottomani, che magari si poteva vincere qualcosa. E continuiamo la decentralizzazione statale, che magari ci può portare da qualche parte. Iniziamo a pensare a qualche altro alleato, perché i Timuridi ormai sono finiti. Possiamo puntare a Oe Jadz, che può essere un buon alleato nella zona, oppure
puntare sempre di più sui mamelucchi. Non lo so, vedrò più avanti. Continuo a negoziare, non voglio avere altri problemi con i ribelli. E gli ottomani qua sono stati sconfitti in una grande battaglia. Magari questa qua può essere un po' la fine degli ottomani. Almeno non una battaglia non può segnare la fine, però comunque segna un po' di problemi. Tanto la Savoia è invasa dalla Francia. Poveri Savoia. Intanto, qua abbiamo finito il tutto e qua c'è ovviamente problemi. Mettiamo un po' la stabilità. E ok. Abbiamo finito la guerra dei paesani. E noi siamo in altre guerre per i Timuridi, ma io entro solo per non perdere prestigio perché attualmente è veramente basso. Ok, finita questa guerra dei paesani, direi che il video può finire qui. Ci sentiamo alla prossima, da Larus è tutto.